Coach Gianmarco Pozzecco, work in progress, squadra che si ritrova per la terza amichevole nel giro di un paio di giorni. Intanto stato di salute dei ragazzi, insomma, stanno tenendo botta i carichi di lavoro? Sì, sono bravi. Come dicevo ieri alla presentazione della squadra, mi sto affezionando a loro. Poi abbiamo uno staff collaudato, grande fiducia, ma perché non perché io sia, come dire, magnanimo, ma perché Boccolini è un preparatore atletico di altissimo livello, quindi diciamo che il compito in questo periodo, la responsabilità ricade più su di lui che su di me, riuscire a tenerli allenati, ma allo stesso tempo evitare piccole problematiche che in questo periodo invece sono frequenti, come infiammazioni strane dovute appunto dal sovraccarico atletico e tecnico. Però ripeto, abbiamo un grande preparatore atletico, abbiamo un grande staff che sta cercando in tutti i modi di mettere questi ragazzi nella migliore condizione possibile per poter lavorare duramente. Anche perché si lavora nell'ottica delle prossime amichevoli, però in vista del primo obiettivo stagionale che è lì dietro l'angolo, il prossimo 21 a Bari. Sì, no, è vero, abbiamo per certi versi un po' vivi questo periodo con una lievissima serenità dettata dal fatto che c'è un po' di tempo prima delle partite ufficiali, però è anche vero che poi fondamentalmente questo periodo è importante per riuscire a capire che tipo di squadra hai costruito, anche se noi abbiamo cercato di mantenere l'ossatura dell'anno scorso, però insomma comunque abbiamo preso giocatori importanti che siamo tutti curiosi e ansiosi di vedere in campo. Quindi sì, è un periodo un po' strano, insomma. Da una parte è vero che hai più serenità, dall'altra sei un po' più, come dire, curioso e concentrato su riuscire a capire. C'è Stefano Sardala che chiaramente è peggio di me. Si sta palleggiando addosso. Esatto, si sta palleggiando addosso, hai detto, soprattutto a te, a me un po' meno.